Intanto grazie Giulio Scarpati di aver accettato l'invito per Dreamlike. E volevo iniziare a chiederti, come hai iniziato a fare l'attore? Beh, io ho iniziato in realtà con il teatro. A 12 anni c'era una vicina di casa argentina, esule argentina, e insieme ad altri esuli nel 68 facevano questo spettacolo al Teatro delle Musi a Roma. Gli serviva un bambino, io mi prestai a questo gioco perché mi incuriosiva questo fatto che queste persone di sera provassero e stessero, non so, 2 ore, 3 ore su una sola battuta e dicevo, ma dille basta, dico, pensavo, ma questi sono matti proprio, veramente. Ma ovviamente poi da adulto, quando ho preso questo mestiere sul serio, ho fatto la stessa cosa che facevano loro, le ore a parlare di una battuta, di un'intenzione, eccetera. E lì fu il mio debutto, diciamo così, con questa compagnia teatrale. E poi a 16 anni feci una scuola di recitazione con una vecchia attrice, che era anche un'intellettuale però, e che mi ha dato i primi rudimenti. Lei era molto amica di Pasolini, quindi assistette Pasolini a una rappresentazione delle Laude Umbre del 200 fatto da lei con noi allievi attori che stavamo in scena, quindi insomma anche molto. All'epoca non ho capito chi c'avevo di fronte, insomma ero ancora troppo piccolo, 16 anni, quindi insomma, ma dopo insomma, mi sono reso conto che avevo recitato davanti a Pasolini, non era male. Certo, e quando è stato il momento in cui ha capito, questa è la mia vita, voglio fare questo? In che momento lo identifica? Storico, oppure in che momento anche di lavori che ha fatto ha capito che era proprio la sua strada? Diciamo che all'inizio è sempre una scommessa, no? Tu dici ce la farò, anche perché c'hai sempre la domanda, dico ma è difficile, tutti ti dicono chiaramente no, ma è difficile, vedrai che è. Quindi ti scoraggiano in tutti i modi, però dall'insistenza con la quale tu continui a tentare di farlo, diciamo così, due sono le strade, o sei pazzo e quindi poi finisci in manicomio perché non riuscendo, oppure ce la fai. Io ho iniziato insomma, a parte queste prime esperienze di teatro a 12 anni, a 16 anni con questa scuola, poi con una cooperativa teatrale a 18 anni e per parecchi anni sono stato in questa cooperativa, facendo spettacoli che giravano più o meno a Roma, facevamo qualche volta appunto qualche puntata in posti dove non si faceva teatro quasi mai, quindi luoghi speciali. Però diciamo che nel momento della cooperativa ancora non avevo la certezza. L'ufficialità venne nel 1981 con il Teatro Stabile dell'Aquila, con il Candelaio di Giordano Bruno, con la regia di Aldo Trionfo, e fu la prima volta che mi confrontai con il teatro ufficiale, di conseguenza con un aspetto professionale, non soltanto amicale. Non che con una cooperativa teatrale non si fosse anche professionali, si cercava di esserlo, però lì c'avevi proprio, come dire, era l'ufficialità totale, mentre quando eri più ragazzo ti sembrava anche più semplice, avevi i tuoi coetanei con cui discutevi, no? Lì avevi varie gerarchie, vari attori diversi, il regista importante, così. E però la certezza non ce l'hai mai, nel senso che non è che basta fare uno spettacolo, quando vedi che invece c'è una certa continuità, allora capisci finalmente che hai, tra virgolette, svoltato. E così accadde che dopo questo spettacolo, il Teatro Stabile dell'Aquila, io feci ancora uno spettacolo con la cooperativa teatrale con cui avevo iniziato e poi feci lo spettacolo con il Teatro Pier Lombardo, l'attuale Franco Parenti, e con il Piccolo di Milano. E allora a quel punto, sai, se passi al Piccolo, se fai anche uno spettacolo al Piccolo, che era il Trionfo dell'Amore, di un regista francese, Antoine Vitez, che poi è diventato direttore della Comédie Française, allora lì a quel punto pensi sì, ormai ci sono. Però le crisi in un attore sono sempre, perché tu c'hai la crisi creativa quando vedi che magari non dai più quei risultati che tu vorresti da te stesso, quindi diciamo, però arriva un momento in cui appunto, come ti dicevo, che quando cominci a prendere l'abbrivio, cominci a fare spettacoli uno dopo l'altro, poi è cominciato anche il cinema, Ecco, eccetera, proprio allora a quel questo mi interessava. punto Com'è stato il passaggio tra il teatro e il il cinema? passaggio è stato che in uno spettacolo bellissimo,
che si chiamava Orfani, con Sergio Fantoni e con Ennio Fantastichini, ed era un testo americano fortissimo, in cui io facevo praticamente il fratello di Ennio disturbato, ed era la prima volta che dall'innamorato, dall'attore giovane classico del teatro, anche ufficiale, passavo invece a un ruolo, diciamo così, così diverso, no? E lì vennero a vedermi, vennero a teatro due registi che lavoravano in coppia, Paolo Grassini e Italo Spinelli, e girammo Roma-Parì-Barcellona, il primo film, uno dei primi film, non il primo film in assoluto, però quello venne proprio dal teatro, cioè vedendomi a teatro poi mi chiamarono a fare questo film, io in cui ero protagonista, e fu una bella scommessa e vinsi anche il premio Sacher di Nanni Moretti, per cui ero tutto contento perché era, insomma, comunque... E il primo film in assoluto che feci proprio come protagonista fu invece Il lungo inverno di Ivo Micheli, girato tutto nel nord, al confine tra l'Austria e l'Italia. E un film molto particolare, anche lì ci furono dei riconoscimenti, insomma fu proprio il debutto al cinema. E mi ricordo il primo giorno di riprese, quando in albergo io scesi con 3 minuti di ritardo e fui rimproverato. E lì capii che i 3 minuti al cinema sono un'eternità, insomma, no? Per cui non si può perdere anche un minuto. Nella vita normale magari 3 minuti sono, insomma, accettabili, però ecco lì capii... Magari anche nel teatro, però... Magari anche nel teatro, però 3 minuti no, non si poteva... Per cui capii come funzionava il meccanismo cinematografico. Tra l'altro, venendo sempre dal teatro, avevo fatto qualche particina in televisione, ma cose veramente molto piccole, in vecchi sceneggiati di Anton Giulio Maiano. Lui era già abbastanza anziano, ma insomma, della serie, non dico quasi Il pranzo è servito, ma siamo lì. Però lì mi incuriosiva anche vedere come il vecchio mondo della televisione faceva i vecchi sceneggiati. E quindi dicevo, appunto, varie esperienze in piccoli ruoli, in sceneggiati o situazioni di teatro. Tra l'altro, lo dico perché gli attori giovani che vogliono fare questo mestiere non si devono scoraggiare e non devono ascoltare quelli più adulti come me che gli dicono lascia perdere, non lo fare, no. È un sogno che io ho realizzato, è il sogno di chiunque ha diritto di sognare e di realizzarlo. Però ecco, mi ricordo che quando andavo in Rai per chiedere se c'erano provini o cose eccetera, ti dicevano sempre no, adesso è troppo presto. Poi ci tornavi dopo una settimana, il cast è chiuso, ma come? Quando avete fatto? Sabato notte avete fatto i provini? E quindi mi dicevo, mi ricordo una volta vinsi un provino per un ruolo non grandissimo, e la signora della Rai mi disse: ma lei dovrebbe essere contento, non è neanche raccomandato. Dico: ah, grazie. È un punto a favore. Però quella volta non lo feci perché erano troppi pochi giorni di lavoro e invece io avevo una tournée teatrale che non volevo sacrificare per pochi giorni, insomma, di lavoro. E quindi, insomma, gli inizi sono un po' più complicati, come in tutti i mestieri, ovviamente. Non è che... Deve avere un po' di perseveranza, sapere che come in tutti i mestieri c'è una gavetta da fare, quindi un percorso da fare, quindi... Oltre alla sua grandissima carriera teatrale, questo canale parla un po' soprattutto di cinema, quindi di prodotto audio-video, ecco. E poi lei ha avuto modo di lavorare con Paolo Virzì, con Marco Tullio Giordana e anche in Mario Maria e Mario con il grandissimo Ettore Scola. Io ho avuto la fortuna di passare un po' di tempo con Ettore Scola, ma non di vederlo all'opera, sul set. Lui, a parte se ci vuole dire che persona era e come lavorava sul set, perché è una cosa che può interessare molto, secondo me. Beh, io ero appunto abituato, perché i primi film che ho fatto erano tutti film di autore, giovani anche Articoli 28, quelli che allora si chiamavano Articoli 28 perché avevano un finanziamento e che quindi pubblico, quindi praticamente si riuscivano a fare con pochi soldi. E
questo primo film, Roma, Parigi, Barcellona, girato appunto a Roma, a Parigi e a Barcellona, aveva un costo molto basso, spesso, diciamo così, non tutti i set, diciamo, esterni avevano l'autorizzazione, lo dico... Certe volte erano false autorizzazioni, erano dei fogli di carta scritti. E se magari a Roma o a Barcellona, che si era appena liberata, insomma, dal franchismo, nessuno disse niente, a Parigi era un po' più complicato, perché fummo fermati sul set perché non potevamo girare senza avere permessi, ovviamente. Però ecco, era un cinema molto garibaldino all'epoca, quindi... Però mi sono scordato la domanda che mi hai fatto e quindi questo... e quindi non so come possiamo procedere. Però insomma no, ti volevo dire appunto che questo fatto... Chiedevo di Ettore Scola. Di Ettore Scola. Senso... Allora, cosa succede? Che poi... quindi ero abituato a trattare i registi che erano anche della mia stessa età, quindi no? Io dopo 2 giorni, a parte il fatto che il provino fu... cioè fu... Ettore mi convocò a casa sua e mi diede il copione. Mi aveva visto da altre parti, eccetera, e mi diede il copione. Dico, leggilo e poi mi dici. Io me lo lessi nella macchina che avevo parcheggiato di fronte alla casa di Ettore. Praticamente, cioè, buttato lì, lo lessi subito. Però dice, adesso se lo richiamo pare brutto, devo aspettare un po' più di tempo. Quindi aspettai volutamente di più, dicendo sì, mi piace, sono contento, eccetera, eccetera. E facciamo, iniziamo le riprese. Abituato però sempre a parlare con i registi che erano miei coetanei, il terzo giorno, credo così, io andai da Ettore e disse: Ettore, il nostro rapporto non funziona. E lui mi disse: io non pensavo che fossimo fidanzati. E così iniziò un rapporto invece di grande amicizia, ovviamente da parte mia di enorme ammirazione, perché i registi di quella generazione tenevano il set, non so come spiegarlo, senza urlare. Non dovevano far niente, però non si muoveva paglia se loro non decidevano, no? E se magari Ettore voleva cambiare una battuta o cambiare una scena intera, il set si fermava, nessun organizzatore osava neanche dire una parola. Però è anche vero che, vabbè, poi Ettore era uno che era passato dal disegno umoristico, per cui faceva gli storyboard che erano appunto il racconto delle varie scene, no? Dettagliatissimo. Dettagliato e disegnato, meraviglioso. E comunque lui poteva fare 16 shack di una stessa inquadratura, ma quello che girava poi lo metteva nel film, perché quello che girava ce l'aveva in testa. Ecco, questa è la diversità più grossa tra quella generazione e la generazione anche mia, o quelle più... Cioè, spieghiamo, non girava tanto per l'insicurezza, cioè, ho più materiale, ma sapeva già perfettamente quello che avrebbe utilizzato. Perché il film era nella sua testa, per cui se doveva girare un dialogo tra me e te, girava l'inquadratura, sì, faceva anche campo contro campo, come ti pare, ma se faceva un carrello, era quello che utilizzava. Non faceva un'inquadratura stretta di un dettaglio, perché poi in montaggio così si salvava, perché chiaramente se tu fai diversi shack e ce n'è uno buono e un altro che è buono ad un certo punto, se c'hai un'altra inquadratura da mettere in mezzo, puoi passare dall'uno all'altro e nessuno se ne accorge, più o meno. E invece per lui era tutto, per cui non buttava pellicola, nel senso, solo... E neanche tempo. Quindi. Erano magari più Chuck che faceva di quella inquadratura, ma quella era, insomma, non c'erano salvagenti, no? Perché questa è una generazione che, vabbè, a parte il fatto che lui nasce come sceneggiatore, oltre che come vignettista e umorista, come sceneggiatore aveva fatto, come all'epoca si chiamava Negro, cioè, aveva fatto un sacco di sceneggiature che non firmavano, no? Mm-hmm. Anche titoli importanti della commedia all'italiana. Esatto, quindi era proprio, come dire, ed era una persona straordinaria, perché tu lo vedevi, e poi era ironico, per cui ti prendeva in giro, cioè c'aveva questo sistema molto, insomma, era molto affascinante come regista, e appunto facevamo un viaggio in America insieme,
e lo costrinsi anche a portarmi a vedere la nazionale di calcio, perché erano i mondiali del 94 in Ah, ecco. America, costringendolo Ah, sì. a chiedere i biglietti alla federazione lì a Matarrese, che stava lì anche lui a New York. Lui non era particolarmente No, lui appassionato. guardava il pubblico, io guardavo la partita, questa è la Ah, cosa, però questa è la dimensione anche della ricerca psicologica che lui sì, nel aveva. senso della curiosità nei confronti del pubblico, Sì. mentre io guardavo i calciatori con i calzoncini corti che sgambettavano sul prato. Insomma, niente, no, bellissimi ricordi. E con lui poi dopo mi è dispiaciuto perché una volta abbiamo avuto l'autorizzazione a fare giornata particolare in teatro e lui è morto il primo giorno delle prove che noi abbiamo fatto. Quindi non ha potuto vederlo, l'ha visto ovviamente Gigliola, la moglie. In generale, invece, com'è il suo rapporto da attore? Com'è il suo rapporto con i registi? Cioè, predilige i registi che lavorano in un certo modo, che danno molte indicazioni per la recitazione? Come la vive lei? O dipende dal Ma lavoro? diciamo così che ogni film, poi ogni regista ha un suo metodo che in qualche modo poi può differire, cioè chi parla molto, chi parla troppo poco. Come dire, l'attore deve essere sempre stimolato e motivato, no? Noi ci automotiviamo, però certe volte. Allora mi ricordo, per esempio, in questo primo film, Roma, Parigi, Barcellona, Italo Spinelli mi provocava apposta ed era un gioco delle parti. Mi faceva arrabbiare perché dovevo girare una scena piuttosto forte, cose del genere. Io mi arrabbiavo, ma sapevo che lui stava lavorando per me e poi giravamo la scena. Nel senso, devi trovarti nella giusta situazione psicologica. Allora, certe volte ci arrivi naturalmente, senza bisogno di nessun aiuto, altre volte invece, come dire, hai bisogno di uno stimolo, di una cosa in più. Questo dipende. In altri casi, per esempio, Marco Tullio Giordano è un regista della perfezione, cioè no? È uno che cura tutti i particolari in modo maniacale, ma questo si vede anche però nei suoi film che sono molto precisi, non so come dire, molto curati in tutti i dettagli, quindi anche un piccolo oggetto diventa importante, no? E questo ti fa stare dentro una cornice molto forte. In altri casi, come Michele Soavi, per esempio, Michele Soavi è uno che gioca con la macchina da presa e mi ha insegnato molto proprio. Io ho fatto un film su Donato Bilancia, il serial killer che è morto recentemente. E lui, per esempio, gioca molto con la macchina da presa e ti fa giocare con la macchina da presa. Quindi, non so, in questo treno. In questa rincorsa, in questo treno, con tutti i finestrini, il vento, la pioggia, tutti questi effetti, la macchina che sbuca da tutte le parti è quasi un gioco a nascondino, no? Mi è servito molto a capire come si può giocare con una macchina da presa. Probabilmente quello di Soavi è un po' una tradizione antica, che risale secondo me a Elio Petri, che è quello che più di tutti ha, diciamo così, beh, a parte con Gian Maria Volonté, indagine, io la faccio Una vedere, punta di io, diamante, diciamo, proprio sì, della sua. perché la prima scena la faccio vedere spesso anche quando avevo la scuola di recitazione, proprio perché l'arrivo di Volonté quando arriva in commissariato, perché è diventato, passato insomma, l'indagine criminale più importante, quindi quella scena lì è fantastica e racconta proprio tutti i rapporti e spesso le inquadrature sono dentro un bicchiere, vedi attraverso un vetro una realtà deformata, cioè non so, c'è una cura totale e poi quello che è importante per la recitazione è che l'arroganza del personaggio che interpreta Gian Maria Volonté lo si capisce dal fatto che lui entra nella sfera degli altri, no? Può fare non solo la scafetta, ma può entrare dentro il privato di una persona che ognuno ha e ci può entrare proprio perché lui si sente superiore per certi versi, no? E quindi queste cose diventano recitazione e se la macchina da presa in qualche modo le percepisce, le esalta ancora di più.
Per questo dico, il lavoro con i registi è fondamentale, il lavoro con la macchina da presa, il lavoro con... io sono abituato a parlare molto, ma mi rendo conto che certe volte basta anche un silenzio e ti capisci, insomma, no? Durante appunto le riprese del giudice ragazzino c'era il direttore della fotografia che era inglese e il capo elettricista che era, non so, romano, credo fosse. E mi stupiva come capisse tutto senza che dicesse una parola, cioè il direttore della fotografia dava uno sguardo e quello partiva e aggiustava una cosa. Ecco, questa è la capacità che se tu conosci veramente il mestiere, capisci subito. Molto interessante questo parallelo tra la recitazione di un attore, che è una cosa che può essere identificata prettamente nel campo artistico, con questa cosa che ha detto, che potrebbe essere soltanto tecnica invece intesa, con Ma un autore della perché? fotografia che comunica con lo sguardo con il suo Sì, perché capo elettricista, per il capo esempio. elettricista lo sa, cioè che È appunto non interessante. è la lingua, non c'è la lingua, non c'è niente, però quello capisce, perché capisce magari che là c'è un'ombra che è sbagliata, non so. Però se tu hai un linguaggio comune, cioè linguaggio nel senso un linguaggio tecnico, Sì. ci si capisce, non so, e quindi non c'è bisogno di spiegare di più. E questo è veramente... In parte mi hai già risposto, perché ecco, poi volevo chiederti anche come approcciavi tu a un ruolo, ecco. Diciamo Beh, che se vuoi aggiungere qualcosa no, su nel caso questo. del giudice ragazzino, Rosario Livatino, io sono andato lì qualche giorno prima. Ricordiamo che la storia di Rosario Livatino, un giudice assassinato dalla Giudice, mafia, insomma, sì, assassinato dalla Stidda, dalla anzi. Stidda, che è una branca, Sì, no? Agrigentina sì, della diciamo mafia. sì, la parte, diciamo così, un po' per conto proprio. E quindi andai lì qualche giorno prima, non solo mi lessi un sacco di libri sulla mafia, gli uomini d'onore, proprio per cercare di capire un po' meglio, parlai con qualche magistrato anche e anche qualcuno che aveva conosciuto Livatino, proprio per cercare di capire chi fosse. Arrivato lì in Sicilia, ad Agrigento, tutti si vantavano di conoscerlo bene, ma insomma certe volte magari non lo conoscevano così bene, però da certi racconti tu capisci anche un po' di più come era la persona. E quindi poi con Roberto Nobile, un mio collega attore ragusano, tra l'altro lui, feci un po' di lezioni di siciliano proprio perché volevo dare una piccola inflessione che non fosse quella un po' da film di serie B anni 60, che fosse il siciliano così con tutte queste inflessioni. Sì. No, ecco, non quella. E Vabbè. allora cercai così di studiare un po' con lui e poi quando arrivai lì in Sicilia parlai con anche il cugino Enzo Gallo, con altre persone che attualmente poi hanno formato pure dei comitati appunto di Livatino, per cercare di capire la persona. E poi mi ricordo Quindi in linea di appunto, massima c'è un approccio psicologico al cioè personaggio, cerchi di molto capire com'è, dai com'è. racconti delle persone, com'era. Ovviamente è una sceneggiatura, tra l'altro la sceneggiatura è firmata anche da Ugo Pirro ed Andrea Purgatori, quindi insomma, la storia è di questo giudice che ha un mafioso che abita, che conosce da quando è ragazzino, nel palazzo e che vuole evitare di incontrarlo quando diventa giudice, quindi aspetta che quello esca prima di uscire lui. Allora mi immaginavo questa attesa, allora mi ricordo che in albergo io cominciai a avere poi, partendo dal corpo, la postura, cioè una persona che ha le gambe, le ginocchia chiuse, no? Che sta lì con la sua borsa da giudice, no? Con i suoi incartamenti e che aspetta questo tempo, di quello che un portone che si apre, che si chiude, che quello va via. E quanti pensieri ci sono in questo, no? E allora lì pensavo anche a questa attesa un po' quotidiana, no? Di questo, che però non è così quotidiana, perché comunque è un Un'attesa segno, particolare, è non è. un'attesa particolare. Allora ecco, tu cominci a suggestionarti. La cosa forse che più mi impressionò fu la morte, perché lui fu ucciso
su questa strada appunto che portava da Agrigento e fu rincorso, cioè lui si fermò con la macchina, fu ferito, si accostò, scavalcò il guardrail e corse e fu rincorso da una persona che poi lo uccise. E io mi ricordo che di fronte, diciamo così, a dove era stato ucciso c'era un piccolo segno, una targa, non mi ricordo cosa. E niente, tutte e tre le volte che feci il ciak della morte, io mi ritrovai che stavo esattamente di fronte, cioè, sai, la macchina, la rincorsa, la guida, non è che puoi essere proprio, Identico, però insomma. cioè, arrivare proprio lì tutte e tre le volte mi stupì, no, di questa cosa, come poi dopo, Ah, per il segno dell'inquadratura, dici? no, perché sì, cioè che Sei esattamente arrivato nel dove punto dove lui Vabbè. effettivamente, chiaramente il guardrail era stato messo a posto, cioè non è che, però appunto questa cosa accadde proprio esattamente in quel Questo momento. ruolo è stato veramente importante anche Veramente per lei, per importantissimo te anche, io per me. Sì, intendo. Hai vinto anche il Davide Donatello per questa anche interpretazione. l'Efebo L'Efebo, pure. Sì, sì. un sacco di Ecco. premi, un sacco di conoscimenti, ma ti dico, sai, e poi il discorso non soltanto con la mafia, ma è un discorso anche con la morte, insomma, no? Lui ha rifiutato la scorta per paura che qualcuno morisse insieme a lui, di fatto, per non anche impressionare i genitori, non volerli magari fargli sentire che chissà cosa rischiasse. E quindi niente. Però mi ricordo appunto nel momento in cui giravo la morte, ho pensato, ma cosa pensa una persona che sta, gli passa la vita tutta davanti, che ne so. E poi ho pensato, siamo in fondo un po' animali, quando scappi e stai scappando e ti stanno rincorrendo, forse pensi solo a scappare, non pensi, non so come dire, non hai tempo di C'è pensare un a istinto questo, hai un probabilmente, istinto un istinto di puro. salvarsi, no? E quindi ho pensato che magari ha cominciato a venirmi appunto mentre scappavo, soltanto dei fiati, diciamo così, più che nessuna parola, niente, no? Insomma, la suggestione fa parte del nostro mestiere. I personaggi più folli sono quelli che mi piacciono di più. Il teatro qualche volta è più generoso in questo senso. Per quanto riguarda il cinema, è più difficile. Devo dire, mi sono divertito, è stato un piacere farlo con Giovanni Veronesi in quest'ultimo film di Natale che lui ha fatto Tutti per uno, no? E io facevo una specie di pirata, avevo un uncino sulla destra, la gamba di legno sulla sinistra, un occhio di vetro, la gobba, anche dei denti rimessi così, la parrucca e un prostetico, 2 ore di trucco fatto da Lorenzo Tamburini che è un grandissimo, è veramente trasformato, se non sembro io, insomma. E questo devo dire è un grande piacere. A me in questo momento forse staccarmi da me è la cosa che mi piace di più, cioè staccarmi sia psicologicamente Allontanarsi che dal tuo da quello essere che sono, reale, sì, perché poi il piacere dell'attore si vede proprio in questo, cioè tu puoi fare il serial killer, cavolo. E non necessariamente deve avere una cicatrice sulla faccia che indica che sei un serial killer, no? Senti, ti faccio l'ultima domanda. Tu eri già popolare perché abbiamo parlato appunto dei ruoli che hai avuto. E poi ha interpretato il ruolo del medico in famiglia, Lele Martini, no? Mi pare. Com'è cambiata la tua vita? Cioè, ti fermavano per strada, Sì, hai avuto beh. amore e odio per questo ruolo? Guarda, è Che è stato. successo quando. Dunque, mi ha completamente travolto perché io cioè non ce l'aspettavamo un successo di questa proporzione, no? A me piaceva molto la sceneggiatura, mi faceva molto ridere, che tra l'altro scritta da Paola Pascolini, che è una professionista seria. E niente, quindi così. Era anche molto titubante, mi ricordo stavo girando un film in Venezuela, dovevo decidere se fare questi 14 mesi di riprese di fila, perché
perché quindi era un impegno più di un anno, in una lunga serialità che tu non, insomma, no, tutti dicevano lascia stare, lascia perdere e così, no? Però mi divertiva questo padre vedovo con questi tre figli che si doveva barcamenare con suo padre, cioè il nonno dei figli, che tutto al maschile, non c'era una presenza femminile di fatto, no? E allora niente, questo... E poi insomma mi sono convinto, dico mi piace, lo voglio fare, e quando però è successo ha stravolto completamente. Da una parte ho potuto fare delle scelte. Ecco, mi dicevi ti ha travolto, in che senso? Cioè, Beh, perché non potevi uscire di casa, ah, okay. Cioè, non potevo andare a prendere mio figlio a scuola, mia figlia, cioè diventava imbarazzante anche nel senso che poi tu vorresti essere, fare la tua vita normale, insomma, no? No. Però ho cercato appunto di mantenere i piedi per terra, nel senso che tutto sommato questo è avvenuto quando avevo già 40 anni, quindi non è venuto in un'età più giovane. Soprattutto quindi, già anche con una carriera alle spalle. Esattamente, quindi già, cioè, poi ho fatto tutti i film di particolari, d'avanguardia, di cose, cioè, certi cortometraggi fighissimi, ma molto stravaganti, cioè se vuoi non proprio, e la popolarità invece della televisione che è un'altra cosa. E che mi ha permesso di fare l'idiota di Dostoevskij in teatro, avendo teatri stracolmi, che insomma comunque... Ecco, questo è un aspetto anche interessante, perché dalla televisione uno spesso non ci pensa, però no, tu stai dicendo che la televisione porta anche al teatro, non è solo viceversa. Sì, no, è assolutamente così, con i pro e i contro di questo passaggio ovviamente. Però ho potuto fare in teatro la notte poco prima della Foresta di Coltès, che è un testo meraviglioso e fortissimo, che ha fatto pure Favino al Festival di Sanremo, insomma, quel pezzo molto bello. Ah sì, ricordo, un monologo. Bellissimo. E sai, appunto, se tu vai da un produttore e hai fatto Medico in Famiglia, hai più chance che ti dicano di sì, anche se gli presenti un testo così ruvido, così difficile come quello, no? Quindi ho fatto anche delle scelte... Insomma, mi sono tolto degli sfizi notevoli anche in teatro, insomma. Però ecco, diciamo così, la popolarità non è paragonabile alla popolarità anche di un film, insomma, no? È quella televisiva, sono milioni di persone, 10 milioni di persone che ti vedono tutte le domeniche, insomma, all'epoca così era. Diventi proprio quasi un amico, un appuntamento fisso. E però molta gente mi rincontra per strada e mi dice sono cresciuto con lei. Mi fa molto piacere perché come fossi stato, non so, un cartone animato, non so, Winnie the Pooh. Tante che non le chiedono la ricetta medica. Me l'hanno anche richiesta, sì, io dicevo, ma lei sta scherzando. No, mi rispose, non scherzi, mi dica che cosa devo fare. E io dico, guardi, io farei così. Io ho dato il mio parere, non so se la signora è ancora viva oppure è morta in seguito alla mia fallace ricetta, ma insistette così tanto, per cui... Però ecco, questo aspetto qui... della popolarità è un aspetto che professionalmente invece devi starci anche molto attento, perché poi dopo se un personaggio diventa troppo invadente finisci per avere quello come parametro, e invece come ti dicevo prima io voglio uscire anche un po' da me, per cui come uscivo prima, insomma, prima di Medico, perché in realtà poi dopo l'identificazione su un personaggio così popolare fa sì che tu sei identificato con quella tipologia. E tu hai cercato comunque di non chiuderti in quella. E quindi lasciato la serie per più di una, insomma, più una stagione e poi sono rientrato. Però chiaramente, e poi adesso si è chiusa, quindi soltanto, resta soltanto il piacevole ricordo e il fatto che lo replicano sempre su RaiPlay oppure nelle piattaforme digitali della Rai. E mi fa piacere che la gente dica insomma che è cresciuta con me, insomma, e qualcuno mi dice pure ho fatto il medico perché ho visto Lele, il dottor Lele, ho visto, per cui insomma adesso per me sono più tranquillo, nel senso ormai è finito da 5 anni, quindi
Però c'è avuto. Mi pare di capire che un po' l'ha scombussolata, Ma insomma, sì, no, ma questo soprattutto nel mi ha bene e nel scombussolato male. perché ero abituato a fare anche dell'altro e invece una volta che ti identifichi troppo con un personaggio e finisci che la gente ti pensa così, quindi molti non sapevano neanche, insomma, magari non conoscevano che avevo fatto tanto cinema, tanto teatro prima, no? Sembrava che fossi spuntato un po' così, ma insomma, per fortuna non era così. Va bene, grazie tante per questa bellissima chiacchierata, molto interessante. Grazie a voi, auguri a questo canale di cinema, perché in realtà entrare dentro i mestieri, volevo dirlo guardando in macchina, si fa capire che questa è una professione, non è così uno svago, non è un hobby, è una professione. Quindi più si è aderenti a quello che si fa, più si conosce il mestiere, la professione, eccetera, e più si è bravi. Cioè che essere naturali. Non è così naturale di fronte a una macchina da presa. Ci devi lavorare. Grazie, perché l'intenzione del canale sarebbe proprio questa, cioè c'è sempre questo discorso che il cinema deve essere anche un po' tramandato, anche un po' con questi segreti, no? In realtà questo canale cerca di essere un po' diverso dal consueto, proprio cercando di approfondire i mestieri del cinema in generale, e quindi grazie per questo saluto In finale. bocca al lupo. Viva la lupa.